È sempre la stessa storia. È solo tre volte. Questa è la terza volta già. Avete andato lì. Vieni, vieni, qua, metto tutto a me. Dietro la siepe ci sta un po'. Là c'è un canale sotto la pianta grande. Non riceve. Si butta nel terreno e questa è la situazione. Qua tutta allagata. E questa è la terza volta. Allora, stai 85 metri d'acqua ci sta. Cioè non è possibile. Passa la roba che è andata, io non faccio niente qui. Bisogno di qualcuno che ci viene a aiutare qua e c'è stato un'alluvione proprio davanti casa. Questi tubi si sono costruiti, cioè non ce l'hanno fatta a portarla e si è arrivata tutto sopra la ferrovia, ma dopo che va pieno di acqua.
quanto tempo state in queste condizioni? È un'ora, un'ora, mo, come il tempo che abbiamo da finire di chiovi, vengo da fare viaggi, da fare le pulizie, per mi guadagno una cosa di soldi, arrivo qua, mannaggia, pure la pieci. E penso che è impossibile, perché l'acqua viene dallo trave, tutta l'acqua del trave, tutta qua scendeva, ma Gianni, tanto d'acqua, impressionante. Penso che la macchina si affogava a mezzo alla vicina. Una cosa impressionante. Ed è un problema di sempre? Sempre? Fatte dell'acqua sempre, non c'è una trasitora, non ci stanno ponticelli, qualche ponticello che tenemmo ce l'hanno chiuso quando facevano la via, allora non c'è una trasitora, tu vedi proprio l'acqua della via nuova dove va? Dove va? È normale, se sta qua da lì da una parte, qua ci sta in un canale, perché non ce la fanno io l'acqua? Rende perché hanno chiuso il ponticello l'angolo?